Bella raga, io sono Raffo Games. Se non mi conoscete, guardate il mio canale e sapete che faccio vlog, oltre che gameplay. Ultimamente ho ripreso a fare gameplay e faccio live sulla piattaforma Viola, quindi seguitemi su tutti i social se siete interessati a questi contenuti, come quello di oggi. Quello di oggi è... Oggi è un vlog, ovviamente, non è un gameplay, quindi io vi sto per spiegare, vi sto per raccontare i miei gusti personali più segreti, più... non è vero, praticamente vi sto raccontando i giochi che io ho giocato, che a me piacciono, di tipo survival barra open world. Allora, vi spiego un po', citandovi i titoli, quello che si può fare all'interno dei vari giochi. Allora, voglio prendere il gioco sul quale ho più ore giocate, più esperienza, come primo, che è Ark Survival Evolved. Cos'è Ark Survival Evolved? Ci sono anche dei video che vi metterò qua sopra, per poterli vedere, una playlist. Ark è praticamente un survival a mondo aperto, dove noi siamo esseri umani e conviviamo con i dinosauri e gli animali preistorici. Quindi che cosa possiamo fare in questo gioco? Possiamo esplorare liberamente delle mappe che sono preconfezionate dalla community e dagli stessi creatori, oppure prendere un diciamo far generare un mondo casuale con dei parametri casuali e poi viverli all'interno del gioco. Che cosa si può fare? Si può costruire delle basi, si devono costruire delle basi perché dobbiamo proteggerci dagli animali ostili, dai carnivori e non solo. E oltre a costruire delle basi, ovviamente costruiremo delle armi, evolveremo le nostre conoscenze e quindi faremo armi sempre più avanzate per sopravvivere. All'interno del gioco c'è una, tra virgolette, storia, una mini storia dove dovremmo affrontare dei boss in determinati modi. In questo gioco, oltre a poter costruire delle basi, delle armi, degli oggetti che servono a costruire altre cose, possiamo anche tamare, cioè addomesticare i dinosauri e gli animali che ci sono. Non ci sono solo dinosauri, ovviamente ci saranno anche volatili, ci saranno anche serpenti, ci saranno tante altre cose. E appunto vi posto qua sopra sulla cosa, appunto esclamativo, cliccate sopra, vedete la playlist Ark, come si tama, vi spiego come si addomesticano i vari dinosauri e a cosa servono. Quindi ogni dinosauro ha un suo potenziale, diciamo, una sua facoltà, una sua, come posso dire, un suo ruolo, e riesce a, per esempio, prendere più legna, un altro prendere più paglia, un altro prendere più bacche, un altro a prendere più carne, uno a prendere più pelle, uno a prendere più fibra, e altri invece servono a rompere le corazze, a rompere le strutture, quindi di pietra. Le strutture possono essere di ferro, di legno, quindi comunque stanno tante cose. Possono anche cavalcare, ovviamente, questi dinosauri, si possono anche costruire delle basi sopra in alcuni. È un open world, un survival che è veramente di una vastità assurda. Ovviamente non è un AAA, non è un gioco molto famoso, cioè molto famoso nel senso, sì, è famoso, però non è un gioco alla GTA, per esempio, ok, che è comprato, acquistato da tutti quanti. Poi un altro gioco che io ho provato, ad esempio un survival molto appassionante, è Miscreated. Miscreated è un survival, può essere in terza persona o in prima persona. Noi siamo all'interno di una mappa. Questo purtroppo è l'unico difetto di questo gioco, è che c'è una mappa sola. Quindi questa, una mappa e poi i DLC, i vari DLC, quindi le mappe sono sempre gli stessi. Non possiamo generare un mondo casuale,
però all'interno dello stesso mondo ci sono degli eventi casuali, lo spawn di oggetti e di mostri, che è molto vario. Si sta mano a mano espandendo, e questo comprende l'apparizione di zombie per strada, oppure golem, oppure uomini insetto, cioè delle cose veramente assurde, schifose. In questo gioco si può anche trovare, si possono anche trovare dei mezzi di trasporto come le macchine, come bus, trattori. Dobbiamo cercare per esempio le ruote, dobbiamo cercare la cinghia, dobbiamo cercare la benzina per poter ricostruire questi pezzi di auto e poi girare la mappa, costruirci delle basi. Soprattutto è un players versus player, quindi diciamo che è un gioco dove voi potete trovare persone ostili oltre che zombie, quindi personaggi veri ovviamente che giocano come voi online, perché il gioco è online, e trovarvi dentro una guerra tra bande, per esempio tra esseri umani alla ricerca della sopravvivenza, e dovete stare attenti sia a loro che ai mostri. Più attenti agli umani che ai mostri, perché sono veramente veramente stronzi quelli che ci giocano. Poi un altro gioco che è molto bello, anzi posso dire che questi due giochi li posso mettere insieme perché da un certo punto di vista sono simili, ok? Hanno una storia circoscritta a un tema familiare e sono dei survival un po' particolari, che il primo, Green Hell ad esempio, è quello più difficile dell'altro, che è The Forest. Quindi Green Hell e The Forest sono due survival che seguono una storia. Voi dovete seguire la storia e oltre a far questo dovrete sopravvivere. C'è un po' più di fantasia in The Forest, e quindi The Forest potete creare ad esempio delle strutture con dei recinti abbastanza particolari, quindi prendere tronchi di alberi grandi e costruire delle vere fortezze, ad esempio. All'interno ci sono dei mutanti che dovete combattere e c'è una storia che dovete seguire. Certo, il mondo è ampio, state in mezzo alla natura, come anche in Green Hell ovviamente, però diciamo che rispetto a Green Hell è molto più semplice. Perché? Perché in The Forest la cosa che vi dovete preoccupare è di stare attenti ai mostri, di stare attenti alle ferite, e alla fame e alla sete. In Green Hell c'è molto di più. In Green Hell dovete sopravvivere nella foresta amazzonica, dove ci sono tanti animali ed eventi casuali. Ci sono i serpenti, gli scorpioni, ci sono i ragni, e poi ci sono anche gli abitanti della zona ostili. Ci sono i giaguari, i puma, quindi dovete stare attenti a tante cose oltre che al diciamo alle ostilità della natura. Quindi dovete stare attenti ai funghi, mangiare determinati funghi, determinate piante perché sono velenose, e dovete soprattutto badare al vostro fabbisogno giornaliero. Abbiamo un orologio su Green Hell dove ci spiega, ci fa vedere insomma i livelli di grassi, di liquidi, di proteine e di carboidrati. Dobbiamo stare a posto con tutti e ovviamente dobbiamo stare anche attenti all'acqua sporca che potremmo bere, perché potrebbe portarci a una malattia, per esempio, che ne so,
dei batteri intestinali, quindi perdere liquidi molto più facilmente. Bisogna stare attenti alle infezioni, bisogna stare attenti a curare le ferite in modo naturale, quindi trovando nell'ambiente delle foglie che ci permettono di fare delle fasciature. Quindi è molto realistico, Green Hell è un survival molto realistico, a differenza di The Forest, che è un po' più arcade, tra virgolette, quindi un po' più semplificato. Più semplificato e più spettacolarizzato, mentre Green Hell è un survival totalmente realistico. Noi dobbiamo sopravvivere all'interno della foresta amazzonica con eventi avversi e situazioni nella natura che sono imprevedibili. Poi un altro survival che secondo me è bello per la non so, il tipo di sfida. Questo qui è un survival differente perché è un tipo di sfida particolare. Raft è un gioco di sopravvivenza immersi nell'oceano. Noi siamo naufragati, dobbiamo passare da isola ad isola, cercare di sopravvivere, cercare di uscire, insomma, cercare la salvezza, trovando chi ci salva. Ecco, quindi non lo so, magari potrebbe essere un aereo che passa da lì e ci salva, non lo so. Sono arrivato a un finale, cioè quello che ho trovato un'isoletta dove c'era una radio, un trasmettitore radio, dove ho potuto trasmettere il segnale di aiuto, help, e quindi mi sono venuti a prendere. Poi ovviamente la storia è finita, però noi ci troviamo con una piccola zattera nel mezzo dell'oceano, e dobbiamo cercare di craftare delle cose con gli scarti, con i rifiuti che ci dà il mare. Ovviamente la gente butta di tutto, quindi dalle plastiche, i metalli, i navi naufragate che lasciano barili e casse, all'interno ci sono magari poco cibo. Ecco, quella, la sopravvivenza è difficile perché poi stiamo in mezzo al mare, quindi dovremmo prendere l'acqua, dobbiamo fare l'aggeggio che ci permette di filtrare l'acqua e quindi avere al posto dell'acqua salata l'acqua dolce. Poi dobbiamo cercare del cibo in mezzo all'oceano, sì, c'è il pesce, quindi peschiamo, però per pescare serve una canna da pesca, quindi serve creare delle cose, quindi il crafting, la componente di crafting è molto particolare e molto difficile. Perché è difficile? Perché servono i pezzi, e in mezzo all'oceano dei pezzi ce ne stanno quelli che passano. Ecco, noi con un gancio dobbiamo cercare di raccattare quello che ci passa vicino. Tutto questo, c'è uno squalo che ci rompe il cazzo e dobbiamo allontanarlo, uccidere. Una volta che l'ha ucciso con la lancia, poi prende la carne, per esempio, poi la devi cuocere, devi fare spazio, devi allargare la tua zattera. E quindi è un gioco appassionante, insomma, ci sono tante cose da fare, ci sono tante ore di gioco ed è molto carino per il tipo di sfida che dà. Ragazzi, questo qui è uno dei più belli, secondo me, i più belli survival mondo aperto che ci sono in circolazione. È Seven Days to Die. Seven Days to Die è un gioco praticamente di zombie, noi come Miss Credit più o meno, però questo qui è in prima persona. E il gioco è strutturato in il gioco, le case, diciamo, le strutture, non solo, sono strutturate in voxel. In voxel che significa? Avete presente Minecraft? Minecraft è praticamente, voi togliete un pezzo di terra, quel pezzo di terra è un voxel. Non ci sono piccoli pezzettini di terra, no. Quando voi riposizionate quel pezzo di terra è un quadratone, un cubone, quel cubo è un voxel. Seven Days to Die è un gioco, ovviamente non dalla grafica di Minecraft, non come Minecraft, ma è un gioco con la grafica normale strutturato in voxel, quindi tutto quello che vedete che ci circonda è strutturato in questa maniera. Noi dobbiamo
costruire, possiamo costruire delle case, dobbiamo sopravvivere degli zombie. Ci sono tantissimi strumenti che possiamo craftare e possiamo anche craftare da zero dei mezzi di trasporto, tra cui anche un mini elicottero, un girocottero anzi, quello a pedali. Poi ci sono anche delle moto che possiamo craftare, la bicicletta, quindi molti mezzi di trasporto, un open world molto vasto. Ogni 7 giorni ci sarà di notte un'orda di zombie incazzatissimi e noi quindi appunto 7 days to die, 7 giorni per morire. In 7 giorni dobbiamo cercare di ripararci al meglio da queste orde e nel frattempo ci stanno anche altre orde ordinarie, diciamo, che anche di giorno dobbiamo stare attenti di notte, perché di notte sono sempre incazzati. La settima notte so il triplo più incazzati. Ci sono anche dei mini boss, ovviamente, non sono solo zombie normali, sono zombie che esplodono, zombie che sono più agili e più forti di altri. Ci sono città intere e ambientazioni e biomi intere come in Ark da visitare. L'unica differenza è che su Ark sì, si può fare un mondo generato randomicamente, ma Seven Days to Die si concentra molto di più su questo aspetto piuttosto che sulle mappe precostruite. Quindi voi dovete, se volete ovviamente, creare il vostro mondo. Ovviamente lo creerà il computer per voi in modo casuale, inserendo quanti biomi, che tipo volete di mappa, eccetera eccetera, difficoltà. Avete un vostro personaggio che può avere dei ruoli. Questo significa che mano a mano che prenderemo esperienza durante il gioco, voi potete decidere quali caratteristiche dare al vostro personaggio, e cioè medico, oppure costruttore di, non lo so, di armi. È proprio un RPG, un gioco di ruolo. Potete mettere, che ne so, che il vostro personaggio ha più stamina che intelligenza, oppure riesce a scassinare meglio non lo so, delle casseforti piuttosto che mirare meglio con la pistola. Ci sono anche le armi, appunto, come le pistole, le mazze. Potete costruire un sacco di cose, è praticamente infinito questo gioco ed è praticamente il secondo gioco survival che a me è piaciuto più di tutti, dove ci ho praticamente investito le ore. Ora vi parlo invece in ultimo di un survival molto difficile e che ho visto, è vecchio, è del 2013, come anche Miscredited e Seven Days to Die, per carità, però questo c'ha più la più l'aspetto da gioco vecchio. È intanto un gioco sopravvivenza con zombie ed è molto difficile. E in più c'ha una visuale isometrica, per dirvi, per farvi proprio un esempio proprio terra terra, è un The Sims dove voi potete fare le stesse cose di The Sims, soltanto sopravvivendo agli zombie. Voi entrerete con una visuale isometrica dentro le case dove dovete prendere le cose, potete creare tantissime cose, potete trovare delle auto, muovervi per la mappa con delle auto, con i mezzi di trasporto, potete aggiustarli, potete essere meccanici, e anche lì c'è un sistema di ruolo, e cioè voi potete scegliere, anzi, oltre che scegliere, potete trovare ad esempio delle riviste, dei libri che vi insegnano a fare varie cose, tra cui il giardinaggio, la meccanica, la pesca, la caccia, tante cose. È secondo me il survival con più azioni che potete fare. Cioè,
non si limita soltanto a prendere una mazza, costruire la mazza e menare e sopravvivere. Questo potete organizzare veri e propri campi di gioco dove la gente fa il proprio ruolo. Ad esempio, potete aprire un server online dove potete farlo anche in altri giochi, però questo vi dà molta più libertà di fare RP, roleplay, e quindi magari potete scegliere di fare quello che il taglialegna, ok? Quello che si occupa di tagliare le legna e portarle alla base, perché poi ci sono altre persone che faranno i costruttori, oppure potete essere il medico, oppure potete essere quello lì che va in cerca di provviste e quindi un combattente. Potete fare tantissime cose, anche perché il personaggio che voi andrete a fare, andrete a creare, ha dei bonus e dei malus a seconda del vostro gusto. Il malus potrebbe essere per esempio pigro, sordo, potrebbe essere sovrappeso, potrebbe essere anche che ne so, sottopeso. Quindi ha dei malus, per esempio forza in meno, intelligenza in meno. Certo, graficamente il gioco non è il massimo, però devo dirvi che come divertimento ci sta tantissimo, vi farà divertire veramente, veramente tanto. La difficoltà è elevata perché incontrerete anche non solo zombie ma orde di zombie. Dovete stare attenti a ogni singolo graffio del vostro corpo, di ogni parte del corpo, braccio sinistro, braccio destro, anca, testa, qualsiasi cosa. Dovete stare attenti ai vetri per terra, ai vetri sulla finestra, a tantissime cose. Ci sono, è un dettagliatissimo, un survival, forse il survival più dettagliato che io abbia mai visto, e per cui io ve lo consiglio. Project Zomboid si chiama. Ci sarebbero altri survival da citare, tra cui Scum, e però io non l'ho giocato, quindi non ve posso dire il mio parere. Per quanto riguarda giochi un po' più famosi, io concludo questo video citandovi Dying Light. Sta uscendo il secondo. Dying Light il primo è molto bello, è un survival in prima persona con una componente sia di crafting che di parkour, quindi voi dovete correre tra i tetti, arrampicarvi, è molto bello. Ci sono orde di zombie, eventi casuali, potete craftare moltissime armi, potete trovare tantissime cose, diciamo missioni secondarie. È veramente un open world molto vasto, è complesso. Certo, se poi ci giocate tante ore, vi accorgete invece in realtà di quanto la mappa sia tra virgolette piccola, perché poi ovviamente noi stiamo all'interno di una città e dobbiamo sopravvivere alle ostilità degli zombie. Un altro che voglio citarvi è Dead Rising. Dead Rising pure è molto figo, diciamo che Dead Rising è molto più comico come survival. Potete sì creare tantissime armi, trovare dei progetti per crearle, potete lottare contro orde di zombie nelle maniere più assurde possibili, però è, diciamo, oltre che un po' inquietante, perché comunque sempre di zombie si parla, è anche comico, perché non lo so, mi dà questa impressione, è comico perché potete fare, che ne so, i selfie in maniera strana, potete non lo so, uccidere i zombie con armi strane o mettere in testa una faccia di un personaggio Lego, cioè insomma fa un po' ridere come survival, però volevo citarlo perché comunque è un open world, un ben open world carino, molto simpatico, di sopravvivenza contro gli zombie, per cui ne vale la pena anche recuperare questo titolo. Dead Rising, il primo, secondo, terzo, quarto, insomma, sono tutti carini, non ce ne sono di brutti. Certo, il primo e il secondo sono un po' più vecchiotti, il terzo e il quarto già cominciano a essere un po' più vasti. Che dire, sicuramente me ne so scordati alcuni, perché comunque l'ho giocati poco magari, oppure non l'ho reputati da inserire della lista per qualche motivo, però
queste qui sono giochi che io consiglio di provare, oltre ai AAA che già conoscete. Scrivetemi nei commenti quale di questi giochi non avete visto sul mio canale e vorreste vedere. Io vi porto il gameplay o vi porto la storia, quello che vi pare, basta che me lo scrivete nei commenti. Scrivetemi anche quali giochi secondo voi che non ho citato sono meritevoli di attenzioni. Propormi qualche sfida, qualche gioco, sfida no uno versus uno, ma sfida, che ne so, di sopravvivenza. Basta che me lo dite, io ci provo, vi porto il video e ci faremo delle grandissime risate. Perché appunto già ho provato in live sulla piattaforma Viola, seguitemi lì ovviamente perché ne faccio di tutti i colori. E quindi so che c'è da divertirsi. Un like, una condivisione e un commento è sempre il ben accetto. Ok, vi ringrazio per questo. Bella Draft Games è tutto, ci vediamo al prossimo video.